diamo il benvenuto a Carlo Venetti, marchio specie di Spergama, quale vogliamo chiedere come sta andando questo 2019? Questa è una bella domanda, perché questo primo trimestre è stato molto effervescente, con un sacco di bollicine favorite dal cambio di linguaggio, cambio della sintassi delle banche centrali, che sono tornate ad avere un atteggiamento accomodante, supportivo dei mercati. Ma nelle ultime settimane abbiamo registrato un affievolimento delle bollicine, e allora ci si sta chiedendo se siamo a una nuova inversione dei mercati. Ecco, io credo che questa sia la domanda, perché i segnali che arrivano dai mercati sono contrastanti. Le borse da New York a Shanghai sono ancora molto positive, quindi sprigionano ottimismo, ma il segnale che viene dai mercati obbligazionari è opposto. Proprio perché le banche centrali sono tornate accomodanti, si teme che ci siano segnali di recessione. La curva dei rendimenti americana invertita è un segnale potente in questo senso, ma non dimentichiamo l'effetto latenza. Ci vogliono molti mesi, l'abbiamo visto nel passato, tra il segnale di inversione e l'avvio della recessione vera e propria. Noi in GAM siamo convinti che siamo di fronte a un rallentamento dell'economia globale, ma rallentamento non significa ancora recessione, c'è ancora spazio, anche se, considerando l'incertezza politica che è aumentata, le negoziazioni commerciali, le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, la tenuta dell'economia della Cina in questo senso è favorevole, è positiva, ma dall'altro canto la Brexit e le elezioni europee, incertezze politiche pesanti, pensiamo a spazio limitato di crescita dei mercati, per cui l'incoraggiamento è di affiancare a scommesse direzionali strategie alternative, liquid alternative, così da contenere il rallentamento all'eventuale caduta dei listini.